Bentornato a voi che siete super tecnicamente fantastici. Video per parlare purtroppo non in fase positiva ancora di Lundex, me lo chiedete in tantissimi, la situazione è complessa, ne parliamo in questo video, ma prima saluto Tony, l'utente più veloce dei scorsi video, qualcuno lo recupero perché poi siete veramente tanti. E appunto che siete tanti, like, iscrizione e campanellina per ricevere sempre i primi video, sotto tutti i social per contattarmi. Parliamo dell'argomento del video, che è Lundax. Io ho fatto un video per dire Lundax, dici se hai dei problemi, vedo che Lundax non risponde, non si fa sentire, voi mi chiedete tantissime cose e io devo darvi delle risposte. Allora, innanzitutto il comportamento di non farsi sentire non piace, in quanto abbiamo lanciato un appello per capire questa storia di Win3, sparita l'offerta, chi ha fatto l'offerta ha pagato, non gli è ancora arrivata la SIM, quindi prendere comunque i soldi ai clienti prima e poi non mandargli la SIM non è una cosa molto carina, voglio dire, quindi chiediamo spiegazioni, le spiegazioni non vengono date, ai clienti vengono date, agli utenti, risposte veloci, frettolose, cosa ci possiamo fare, ti arriverà la SIM, attendi e vedrai che ti arriva, però risposte secche a qualcuno, non rispondono, mi scrivete veramente ogni giorno centinaia, quindi su questa situazione. Io vedo che Lundax non si fa sentire, anche questa non risposta rimane nell'ombra, no? Quindi non convince assolutamente, non è un comportamento idoneo verso il cliente e quindi vogliamo sapere se ci sono dei problemi. Non li tirano fuori, tanto è sparita l'offerta, quella dei 150 euro che potevate fare per 6 mesi. Chi l'ha presa l'ha presa, ma ad alcuni dei SIM cominciano ad arrivare, poche, altri non ce l'hanno ancora. Adesso le SIM team sono tornate disponibili. Quindi non si sa, adesso le Win3 non ci sono, però non ci sono le SIM e non le hanno ancora ricevute, qualcuno le ha ricevute, altri non le ha ricevute, non rispondono, cioè incomincia a perdere credibilità, gran servizio, bella velocità, forse il migliore come velocità, però attenzione, a questo punto devo lanciare un piccolo appello, finché non c'è chiarezza, attenti a quello, attenti perché comunque non vi arrivano le SIM e se poi non vi rispondono nei tempi celeri, non ci danno, educatamente si chiede spiegazioni, non ci vengono date, io dubiterei, cioè io non farei una SIM con una società che non mi risponde sentendo che in giro non spediscono le SIM, quindi non è consigliabile in questo momento Lundax. Ecco, questo non è consigliabile perché chiarezza e trasparenza, come dico sempre, non vincoli, quella è un'altra cosa, e chiarezza e trasparenza sono la base verso l'utente, in questo caso non c'è niente, perché se non mi rispondi o rispondi vago, due frasettine, ti arriverà, poi non mi arriva, poi ho pagato, non me la mandi, non si capisce, o hanno dei problemi con Wind, o hanno dei problemi con Team, o hanno dei problemi loro. Ma allora poi l'utente comincia a pensare, ma non è che chiudono, ma non è che chiuderanno come ha fatto Icaro, ma non è che chiuderanno come ha fatto quell'altro. Allora ragazzi, le aziende funzionano tutta la vita, 10 anni, un mese, non si può sapere. Noi possiamo consigliare qualsiasi servizio che funziona bene, che va, e poi dopo un anno decidono di chiudere. Cioè, non è che io o altri possiamo sapere quanto dura un'azienda, se sono mica dei maghi. Cioè, loro sono da tantissimi anni, sono più solidi sicuramente di Icaro, però se decidono di chiudere tra 2 mesi, chiudono. Cioè, ma io non lo posso sapere. Io non ho questa impressione qua. Però quando incominciano ad esserci questi problemi, ci pensi, no? E allora io non lo farei. A questo punto lo devo dire, io non lo farei, perché se non mi rispondi, non mandi le SIM, non lo farei. Cioè, è chiaro, no? Quindi attendere che ci siano momenti dove ci sia chiarezza, dove arrivano le SIM di Win3 bene, dove ti spediscono in pochi giorni la SIM e dove quando tu paghi hai la SIM. No, voglio dire, invece così c'è un momento di difficoltà con gli operatori, dicelo, hai un momento di difficoltà tua, dicelo. Però così io non mi piace, non è il servizio che dico io, fino adesso è andato bene, però la velocità, loro hanno veramente la miglior velocità, garantiscono i 150 mega fino a 300 anche, non hanno cap, il servizio funziona veramente, chi ce l'ha e chi l'ha provato è molto soddisfatto da Lundax, da quel punto di vista sono molto performanti, forse i migliori, no? Costa, adesso ha calato un po', ecco anche il fatto, no? Che ci sia sul mercato della concorrenza che prima non c'era, vedi gli operatori che cominciano a venire fuori con tariffe internet illimitate con prezzi un po' più bassi dei loro, Wind Unlimited, c'era Icaro, adesso può arrivare Spusu, c'è Team che propone tanti giga a prezzi bassi, c'è Vodafone che ha fatto le sue tariffe illimitate, tra virgolette illimitate, c'è Ogilink che comunque è un concorrente, anche se i prezzi di Ogilink sono oggettivamente un po' alti, Booker per la telefonia più basso di loro,
E quindi anche loro hanno dovuto incominciare a fare 150 euro 6 mesi, abbasso il prezzo a 35 perché magari non ci stavano più dentro, perché perdevano magari adesioni, perché costano, hanno cercato di abbassare i prezzi. Poi questo magari non ci stanno dentro e devono eliminare qualche operatore. Capite? Sono cose che non vi dicono, non si sa. Il fatto che comunque per essere concorrenziale deve avere anche il prezzo è importante e loro costavano un po' di più, costano un po' di più. Adesso incominciano a tirare un po' giù. Però, siccome tanti mi dicono anche, giustamente Icaro proponeva i 6 mesi, l'anno a 200 euro, faceva queste cose qua, no? E poi dopo ha chiuso, non è che fa la stessa fine. Io questo non lo so, proporre una tariffa per 6 mesi a 150 euro non è una cifra molto alta, è un segnale di promozionalità, non è detto che sia un segnale di chiusura, però quando incominci a chiedere soldi in anticipo per fare mesi, non lasci una buona impressione, ecco. Però non vuol dire niente, non è detto assolutamente. Non è detto assolutamente che questo comporterà delle problematiche di chiusura o robe del genere. Questo, secondo me, non è l'indice quello. Sicuramente non c'è, però, certezza, non c'è fiducia in questo momento. Non è consigliabile l'Undax perché non risponde, non manda la mail, non si fa sentire. A me non mi hanno contattato, vi dico la verità. E agli utenti rispondono poco e rispondono. A qualcuno anche scortesemente mi ha detto, poi non so se è vero, perché io leggo, poi bisogna sentire tutte e due le parti. Altri hanno avuto delle risposte brevi, tipo ti arriverà, attenda che gli arrivi la SIM, cioè, però uno ha pagato e magari dopo un mese non ha la SIM, dice allora c'è anche un'attivazione e tutto. Non è questa la mentalità giusta per andare avanti. Quindi l'Undax, se hai dei problemi, ti ribadisco, dicelo, perché oppure se è tutto sotto controllo, dacci una spiegazione, guarda. Con Win3 il problema sarà risolto perché è solo momentaneo, le altre SIM arrivano, i prezzi sono questi qua e incomincia a spedire le SIM, perché se le SIM continuano a non arrivare, i problemi ci sono. Detto questo, vi do appuntamento ai prossimi video da Paolo Guala, ciao e grazie come sempre.